grazie. Va bene. Allora, grazie a tutti i presenti, come sempre, siete sempre benvenuti ed è sempre una grande gioia vedere che si raccolgono intorno a queste iniziative tante persone. Quindi l'interesse per il territorio, per la storia, per le nostre radici evidentemente è ancora vivo, quindi è sempre una fonte di grande soddisfazione. Io ricordo benissimo il giorno in cui Orlando venne a parlarmi di questo progetto e venne a parlarmi con Cristiano, che è professore dell'Università degli Studi di Torino, e mi parlarono di questa possibilità di fare degli scavi a Montelisanti e scavare per la prima volta non la necropoli o il tempio, quindi non i siti religiosi, ma scavare l'abitato. A me è sembrata una cosa infinitamente bella e infinitamente interessante, quindi abbiamo immediatamente dato la nostra disponibilità ed è partito il progetto. Questo progetto non avrebbe potuto prendere via se non fosse stato sempre per il contributo, dicevamo, dell'Università degli Studi di Torino attraverso il professor Iaia, i suoi ragazzi, i suoi studenti che sono venuti a scavare qua in maniera ovviamente volontaria, senza l'aiuto dei gruppi, dei ragazzi, degli amici del Magna, ne vedo parecchi qua, che anche loro si sono resi disponibili e hanno sempre aiutato. Se non fosse stata per la sovrintendenza dell'Etruria meridionale, qui c'è il funzionario Daniele Maes, che anche lui ci ha aiutato, il Ministero della Cultura. Il Ministero della Cultura e poi una piccola parte l'abbiamo fatta anche noi e il parco. Quindi questi sono, diciamo così, i protagonisti che hanno lavorato almeno sulla carta a questo progetto. Poi c'è chi a questo progetto ha lavorato fisicamente e quindi sono gli eroi di questa storia, no? Perché gli archeologi sono sempre un po' eroici, un po' incompresi, un po' capiti, ma in realtà ci restituiscono sempre le nostre radici. Loro hanno scavato un abitato. Dalla protostoria, mi raccontava Orlando, si arriva a Faliscio e poi arrivare ai Romani fino al Medioevo, quindi è un arco temporale infinito e lì veramente ci sono le nostre radici. Quindi questi meravigliosi ragazzi ci restituiscono le nostre radici, il nostro orgoglio di essere appartenenti a questa terra, quindi a loro va il nostro infinito ringraziamento e vi ripeto, siete eroici. Grazie per quello che fate a questo territorio. Io adesso qua sono un ospite ovviamente e lascio la parola agli addetti ai lavori. Grazie a tutti per essere venuti, grazie. Chiamato, grazie per l'applauso, è meritato, diciamo che l'applauso va alla sovrintendenza, più che a me, quindi io lo prendo a nome del sovrintendente Margherita Eichberg, che manda il suo saluto, oggi è impegnata a Villalante, a Viterbo. La sovrintendenza dell'Etruria meridionale è l'unica sovrintendenza d'Italia che ha un nome antico, il nome dell'Etruria meridionale, e questo c'è un motivo proprio, perché l'Etruria meridionale è un luogo che continua ad avere identità, anche se non è più una regione moderna, quindi non è una regione amministrativa. Oggi si parla molto in termini di amministrazione, della quella che viene chiamata come termine in inglese la public governance, che in italiano sarebbe l'amministrazione condivisa e partecipata. E qui abbiamo un caso proprio tipico di questa situazione, cioè l'amministrazione locale del comune che insieme con le forze dei volontari, le forze dell'associazionismo e con la collaborazione dell'università e della ricerca, quindi altre istituzioni impegnate sul territorio, sotto l'egida, il controllo della sovrintendenza per quanto riguarda la tutela, insieme si lavora un progetto per avere un progetto che restituisca storia, in questo caso restituisca qualcosa che interessa comune al pubblico, al popolo italiano, al popolo di Mazzara Romano, in questo caso al popolo di Narce nell'antichità, che era una città più vasta che non in questa zona, che quindi aveva un interesse maggiore. E questo lavoro svolto tutti insieme è qualcosa che ci porta ad avere di nuovo una iniziativa culturale sul territorio di Narce. Dopo tanto tempo che nella zona della Capalisco si erano un po' sospese, erano un po' ferme le attività di ricerca. Quindi l'iniziativa è partita grazie a Cristiano Iaia, che ha proposto, cioè è venuto con un'idea fresca di novità per poter riaprire le ricerche e riaprirle in una zona dove le ricerche effettivamente erano state solo molto generiche e molto vecchie. Quindi si può adesso per andare a vedere qualcosa che nessuno ha mai visto prima, così esplorare lo spazio, visitare i luoghi dove nessuno è andato mai prima. Sono luoghi del tempo e della storia, perché dello spazio, ma sono dietro l'angolo. E quindi la partecipazione di tutti è una cosa fondamentale e su cui vogliamo investire, e quindi con un impegno sempre maggiore che possa poi coinvolgere magari anche altre fasce di cittadinanza, possibilmente i giovani,
è bello vedere la sala piena. Dicevo prima al sindaco che noi qui abbiamo sempre trovato la sala piena, questa sala è sempre stata piena e dovrebbe essere traboccante, quindi dobbiamo ancora impegnarci per aumentare questa presenza. Grazie a tutti e adesso diamo la parola a chi davvero ha fatto la ricerca. Io mi invito ad autorizzare, poi c'è qualcuno che davvero fa il lavoro. Anch'io ovviamente vi ringrazio tutti quanti per essere venuti, è un piacere anche per il fatto che riprendiamo a utilizzare la biblioteca come uno spazio aperto al pubblico e in sinergia, come è sempre stato con il Covid, con il museo e con i progetti che portiamo avanti. Vi ricordo che non avesse fatto di spegnere i cellulari, così siamo tranquilli. E ovviamente anch'io rischio di ripetermi, ma ci tengo a ringraziare non soltanto diciamo, l'opportunità che ci ha dato l'Università di Torino per riaprire questa stagione di ricerche di scavi a Narce, a Montelisanti, ma tutto appunto questa felice unione di intenti tra varie istituzioni e amministrazioni, il comune, il parco, la sovrintendenza e noi come Mabla, come museo, ovviamente siamo stati estremamente felici di partecipare a questo progetto. Appunto è stato detto che anche l'associazione Amici del Mabla ha avuto un ruolo nelle attività sul campo, non proprio lo scavo, ma comunque nelle attività di supporto. E per fortuna quest'anno riprendiamo l'attività anche con delle nuove cariche sociali, abbiamo una nuova presidentessa, Marta Pisani, che conosciamo già perché abbiamo già fatto delle cose insieme negli anni passati e che senz'altro porterà nuove energie alle attività dell'associazione, del tuo luogo, del museo e speriamo insomma in generale le attività socioculturali di questo comune. La conferenza di oggi è organizzata così, io farò un po' un punto della situazione dello stato delle conoscenze su Montelisanti prima degli scavi e poi ovviamente il professor Cristiano Iaga, collega amico, presenterà i risultati di quello che è stato fatto sul campo. Magari poi dopo lasciamo aperto ovviamente per la discussione, se ci sono domande e ci diamo anche degli appuntamenti per i prossimi eventi. Mi siedo così un po' il proiettore, la proiezione. Quindi appunto cosa si sapeva prima dello scavo del. Possiamo spegnere luce, penso sì, almeno quella la centrale non so. Siamo anche su Facebook, quindi salutiamo gli eventuali le persone connesse a Facebook. Va bene la luce così? Allora, la storia del sito archeologico di Montelisanti inizia con le ricerche della parte archeologica, quindi alla fine dell'Ottocento, assieme alla scoperta, alla ribalta insomma, del lago Salisco con il suo incredibile patrimonio archeologico, viene scoperto Narce e vengono fatte anche le prime indagini a Montelisanti. Quindi sapete bene la Rufalisco, appunto Narce è segnato, qual è la capitale, città di Stellano, e appunto il sito archeologico antico abitato Falisco, che oggi chiamiamo di Narce, ma che era organizzato su tre colline, quella di Narce, quella di Pizzo Piede e finalmente quella di Montelisanti, su cui appunto oggi ci concentreremo. Una delle immagini forse più note utilizzate su questa prima stagione di ricerche è questa che vedete nella diapositiva, in cui gli archeologi della neonata sovrintendenza, quindi Pasqui, Cozza, Gambrini, Bernabelli, Vindarelli, questi personaggi molto importanti dell'archeologia italiana di questa zona, soprattutto hanno pubblicato in parte le loro ricerche, da cui compare questa illustrazione, che è una bellissima ripresa, probabilmente alla zona della vetrina, che inquadra esattamente
la città in arce, con il evidenziato delle tre colline, appunto, su cui si articolava l'abitato, in primo piano, incredibilmente proprio la nostra Monte di Santi, poi si vede Calcata, che è sempre il Castelvecchio sulla sinistra, ovviamente Pizzurate, Ferrigna, sulla distanza. E infatti Monte di Santi è senz'altro una delle zone su cui si concentra, ovviamente sappiamo tutti che la maggior parte delle attenzioni per gli scavi sono state dedicate alle necropoli, quindi centinaia di tombe scavate e pubblicate, mentre ritrovamenti un po' meno eclatanti sono stati fatti sulla città. E proprio a Monte di Santi questi archeologi descrivono quello che non riuscivano a vedere, e pubblica anche questa carta in cui vedete in rosso i trattini, che sono in rosso, sono resti di muri che loro individuano e mettono sulla carta. Per noi sono fondamentali queste documentazioni, sia le descrizioni scritte che le cartine, perché appunto ci permettono anche, come vedremo, di verificare effettivamente quello che è stato trovato, quello che nel frattempo è andato perso. Purtroppo la resa grafica delle cartine non è estremamente accurata, quindi vedremo che questo riscontro non è sempre facilissimo. Senz'altro loro individuano appunto questi resti di muri che loro definiscono proprio recinti, quindi cinte difensive, muri di difesa, in blocchi di tufo, e già loro lamentano il fatto che la coltivazione che veniva fatta su questa collina ha fatto danneggiare molte evidenze. Parlano addirittura di almeno due circuiti murali, per anticipo appunto da verificare, insomma, la loro esistenza, la loro inesistenza. Individuano anche i resti di almeno una via d'accesso nella parte meridionale, anche se poi non si capisce bene a quale di questi tratti si riferiscono. Parlano di una via principale importante che dall'estremità settentrionale della comunità del pianoro scendeva verso nord e tramite un percorso sinuoso passava di fianco a quello che loro chiamano una torre, che probabilmente vedete in una delle immagini delle cartografie, probabilmente si riferiscono a questo cerchietto che mettono sulla cartina. Una torre di epoca tutto da definire, e poi finalmente appunto una delle evidenze fondamentali, forse più importanti e interessanti per quanto ancora poco noto, questo cosiddetto viadotto. Questo studente che abita in queste zone ha sentito parlare di fatto qualcosa, si vede ancora oggi un po' nascosto nella vegetazione. Praticamente loro individuano questo collegamento tra la collina di Monte di Santi e quella di Narce, realizzato con una imponente opera muraria, lo chiamano viadotto, quindi suggerendo l'idea di via costruita di comunicazione da queste due colline, da cui diciamo lettura e interpretazione è molto complicata, in parte perché poi negli anni 60 la strada del Colle di Mazzano con Calcata la tranciava almeno in parte compromessa. E questa è senz'altro un'evidenza anche monumentale importante, che anche oggi appunto per quello che si conserva andrebbe senz'altro valorizzata, studiata, compresa e valorizzata a dovere. Questa prima stagione di ricerche si completa agli inizi del Novecento, esattamente nel 1902, probabilmente l'ultima attività importante che viene fatta a Monte di Santi. Uno scavo da parte di Pasqui che viene brevissimamente descritto in poche righe, in cui in realtà per la prima e ultima volta fino ad oggi viene effettuato uno scavo a Monte di Santi, quello che abbiamo visto prima, tutte cose che si vedevano in superficie, e Pasqui individua una parte di un edificio oxidato, forse collegato con un luogo di culto. È soltanto descritto, ma nei materiali pubblicati, cioè materiali preparatori alla carta archeologica, che poi non è mai stata completata purtroppo, è pubblicata questa planimetria che probabilmente si riferisce esattamente a questi scavi, diciamo, la mia idea. E poi
da certo un pezzo di una pavimentazione probabilmente di epoca romana, sempre sulla collina di Monte dei Santi. E con questo si esauriscono le ricerche, la prima fase di ricerche. A partire dagli anni 50 fino agli anni 70 il protagonista delle ricerche in questa zona è l'istituto archeologico inglese, la British School. Molte persone conoscono per esempio Timothy Potter, che ha lavorato in queste zone, ha scavato a Mazzano, nella piazza di Lantisa, ha scavato a Monte Gelato, e gli inglesi sono senz'altro stati molto tempo qui e hanno fatto molte ricerche. E nell'archivio e nelle pubblicazioni della British School troviamo altre informazioni su Monte dei Santi. Vediamo anche delle belle fotografie dell'epoca, con messo un paesaggio ancora pulito. Ovviamente se adesso andate in queste zone sono molto più boscose. Loro si lamentano, gli inglesi, del fatto che molte delle evidenze segnalate dagli archeologi dell'Ottocento non erano già più visibili, anche se segnalano alcune cose nuove e interessanti che non sempre è possibile verificare ad oggi, quindi ad esempio la presenza di tombe nell'estremità settentrionale e sul versante orientale della collina di Monte dei Santi, che però al momento non sono visibili, non se ne sa molto. Peraltro la parte della zona meridionale di Monte dei Santi, del fianco, è stata poi intaccata da una cava che ha ulteriormente modificato il paesaggio come lo vediamo oggi rispetto a come era in antichità. Loro non individuano la torre, individuano tuttavia dei cunicoli e pubblicano ovviamente una serie di cartine della documentazione con la, diciamo, la propria carta archeologica dello stato di conoscenze, e vedete per la zona di Monte dei Santi segnalano anche le principali aree di affioramento di ceramica. Nel frattempo hanno anche fatto un piccolo scavo, non a Monte dei Santi ma ai piedi di Narce, dove hanno individuato resti di partite da del bronzo molto importanti. Anche loro si concentrano ovviamente, parte delle ricerche del progetto di adotto, ne danno per la prima volta una planimetria, anche se molto molto schematica, ne danno le dimensioni che sono effettivamente imponenti, pensate una larghezza di oltre 11 metri, quindi senz'altro un'opera di infrastruttura imponente. Segnalano e in parte diciamo documentano gli inglesi i resti di un insediamento medievale, per cui qui vedete le foto di quello che è in parte anche oggi tuttora visibile, quindi con alcuni resti di muri e degli ambienti d'oggetto. Negli anni 70, negli anni 70 e gli anni 90, un'altra associazione, un altro gruppo di ricerca, il gruppo archeologico romano, fa delle indagini, sempre di superficie, quindi andando a segnare, a documentare quello che era visibile in superficie. Quindi vediamo alcune foto del gruppo archeologico, resti di muri, questo è sempre il castello medievale, il muro, che già diventa più la vegetazione inizia a prendere il sopravvento. E altre strutture insomma visibili in parte anche oggi. E poi nell'archivio ci sono le schede di ricognizione della documentazione con una serie di schizzi di altre informazioni rispetto a cose individuate all'epoca. Progressivamente con il tempo ovviamente le ricerche abbiamo fatto in maniera sempre più accurata, scientifica, documentata.